Quando ho iniziato a giocare avevo circa 4 anni e il mio primo gioco è stato Super Mario Bros. E Nintendo ha deciso di fare un Battle Royale di Super Mario Bros. Giochiamolo! Cioè, Nintendo cosa ha fatto? Ha preso Tetris 99, l'ha unito a Super Mario Bros. E ha fatto Super Mario 35, che sarà disponibile fino al 31 marzo del 2021. Ma come funziona questo gioco? Come funziona? Ci sono 35 players, uno sono io. E si sfideranno a continuare nei livelli di Super Mario Bros. A volte in maniera casuale e sopravvivere ovviamente agli attacchi dei svariati nemici. Io ne ho vinte già un paio. È andata benino. Speriamo che vada bene anche questo video. Ma tanto, ehi, sono abituato a fare figuracce con questo gioco. Quindi, amen. Ne ho fatte un bel po' ieri su Twitch. Penso che le farò anche stasera in live. Quindi ci devo rinunciare, insomma. No, non sono forte, non sono forte. Ecco qua che inizia. Non ho idea di dove metterò la facecam, però vado già subito in contrattacco in alto. Come vedete, al centro. C'è questa possibilità con la levetta R, l'analogico di destra. Ecco, vedete, mi stanno già mandando sti dannati Goomba. Più vai bene, più fai casino nel tuo stage, più puoi mandare roba agli altri. Quindi, boh, ho messo contrattacco che onestamente è quella con cui mi trovo meglio di solito. Giuro, ci arrivo, lo so fare. Ok, grazie. Eliminando i nemici ottieni più tempo, perché giustamente, oltre al poter cadere e crepare come tutti i giochi di Mario, se finisci il tempo hai perso. Semplicemente, eliminando nemici, prendendo power up e via dicendo, aumenti il timer. Se vedete, al momento è a 35, facendo così, schizza a 52, perché sono 15 della bandiera, più alcuni che mi ha dato il Goomba. Devo stare attento. Ok. Purtroppo, sparando col fiore di fuoco con Mario ottieni soltanto uno, vedete? Però c'è una cosa molto figa. Che se tu spari un Koopa, i punti sono cumulabili. Ti dà più tempo. Quindi se il primo magari ti dà uno, il secondo ti dà tre, un esempio. Qua è particolarmente difficile prenderlo, ma ci provo. Però ve lo dico, è veramente difficile prenderlo come ho appena fatto io, ok? Perché ci vuole un minimo di rincorsa che non sempre hai. Fare la scorciatoia non serve a nulla, ve lo sottolineo. All'interno di questo secondo mondo di Super Mario, perché in realtà ti fa evitare i nemici. E tu in realtà i nemici li vuoi affrontare perché li mandi agli altri. E poi tra l'altro ti aumentano il timer. Ecco, guardate, vedi? 4, 5, 6, un botto di punti. Che poi non sono punti, è timer. Quindi resisti semplicemente di più. Cioè, in realtà siamo messi veramente da Dio, che è diverso. Il fungo 1-Up in realtà ti dà semplicemente delle monete. Le monete le puoi scambiare per power-up vari. Volevo fare la figata con questo. Vabbè, ma quanti siete? Ecco, qua il power up è tipo d'obbligo. La stella. Doppia stella. Nice. Ecco, vedete il punteggio che inizia a salire. Proprio decolla. Io tutti questi li sto mandando a qualcun altro. Qualche povero cristiano che si troverà invaso. Spero di non finire in qualche mondo strano sott'acqua. Perfetto. Niente po'. Niente po'. Non ho più monete, non ho più nulla. Qui ci morirò. Questa è la mia tomba. Oppure no. Ecco, vedete, al momento sono a 273, che è tanto di timer. Però a me servono le monete in questo momento. Come ho fatto a non creparci male lì? Uno, due, tre. Sto giocando la mia partita. Sì, vabbè. Come dovrei fare qua? Aspetto che cadano tutti. Oh, ma quante me ne stanno mandando? A timer siamo messi da Dio, però c'è un tipo là che mi sta massacrando. Faccio la scorciatoia per cambiare stage, per tornare al 1-1, che sarebbe teoricamente lo stage iniziale, ed è il più comodo per farmare, perché ti dà subito la stella, ti dà subito il Koopa, ti dà subito un power up. Mamma mia, mamma mia. È arrivato il momento di fare la strage. Ecco, vedete, qua in questo livello se prendi la stella, a parte che fai infiniti punti, finisci il livello easy e fai un sacco di tempo. Adesso siamo rimasti in 7. Non ho idea di come andrà a finire, onestamente. Anche perché è la prima partita che registro. Dai, bro. Dai, bro. Quando si rimane in 5, diventa anche più veloce. Molto più veloce, ve lo garantisco. Ok. Ecco, vedete qua. Timer, timer, timer. Questo è uno? Sì, di nuovo uno. Ok. Qui potrei saltarci sopra, ma non me la sento. Tra l'altro, il power up, quando ce l'hai già, ti dà 15 secondi. Juicy. Per favore. Il fiore.
No, il po'. Ok, siamo rimasti in 5. Il tempo, come dicevo, velocizza. No, perché il fungo. Per il fuoco. No, il po', va bene. A sto giro andava bene, però boh. Un po' sprecato, mi sa. Che i calamacchi, li posso sconfiggere easy, ma non me la sento. Perché gli devo atterrare in testa. E quando sei qua, non è proprio semplicissimo. Oddio, 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 oddio. No, quelle monete le scordi, le lascio lì. Siamo sempre in 5. Dove esco? Qui, però, non so poi dove vado a finire. Cioè, ok, sono qui. Lo so. Di nuovo uno? Qua è easy, perché comunque ti prendi un po' di monetozze. Ci vai tranquillo. Ok, no, non mi stava per prendere. Top! Pensavo di caderci. Dovrebbero velocizzare anche lo stage, secondo me. E adesso torniamo in 1-1. Siamo in 3, siamo in 3. No, ma mi stanno tirando un botto di roba. Un'altra monetozza. Siamo a 85, ci significa che posso spammare un numero indefinito enorme di power-up di seguito. Siamo rimasti in 2. Dai, male che vada, rimango comunque secondo. Arrivo secondo, in caso. Oddio, no. E questo? Non mi era ancora capitato. Quindi più gioco, più vado avanti, più mi sblocca mondi anche a me. No, vabbè, non... No, Ho abbastanza power-up per fare questa zona. Lui sta crepando duro, è arrivato da Bowser. Se sconfigge Bowser però è un problema, perché poi me lo trovo io. Power up, più 15 secondi. Questi sono quelli che cadono, vero? Sì, no, si abbassano direttamente. Non cadono, eccolo lì. Perché il timer è diventato rosso? Non mi è mai diventato rosso il timer. Un po' più difficile, no, Sì! Vabbè, adesso mi troverò infinita gente perché lui... No? Ok. Ecco, non mi sa che non dovevo farlo. Vabbè, prima o poi doveva capitare anche a me, dai. Spero solo che non finisca il power up in momenti molesti. Tipo questo. Molestissimo come momento. Dai, ma non mi serve il Pow. È finito il tempo? Perché è finito il tempo? Era così veloce? Va bene. Mi accontento di un sobrissimo secondo posto. Tanto la mia vittoria su Twitch già ce l'ho. Non so quanto tempo abbia il tipo, però boh. Ho vinto! Primo! Ho iniziato a giocarci precisamente un'ora fa. L'hai tryhardato allora, sì. Uff. E questo, in poche parole, è Super Mario Bros. 35, un nuovissimo gioco gratuito per i possessori di Nintendo Switch Online, disponibile fino al 31 marzo 2021. Comunque, hey, questo era il video di oggi. Vi aspetto comunque alle 18:30 per giocare a Super Mario Galaxy, perché stiamo finendo anche quel gioco. E da me, per ora, è tutto. Vi aspetto anche alle 17 in live. Meglio di così. Ciao!